Aghe Barbie Show vi è offerto da Righi, il piacere del bere frizzante. Ambientazione Bonaccini Arredamenti, Scavolini Store, Modena. Quanto è bella questa trasmissione, su BRC, accendi il televisore, sta arrivando il nostro presentatore. Hey, bella gente! Aghe Barbie Show! Ci va, ben trovati, buon venerdì a tutti. Siamo nel primo weekend un po' interessante. Il primo abbiamo, siamo andati con le feste ancora. Questo è il primo weekend sdoganato dalle feste e molti di voi mi dicono: caspita, pensa, è da martedì che sono tornato a lavorare, come se avessi fatto due mesi. Quindi mi merito proprio domani e dopodomani di riposo. Va bene, allora senti, proprio per questo, proprio perché magari insomma cerchiamo di diluire, di spalmare ciò che è stata la gozzoviglia, no, delle feste, però insomma siccome arriva il weekend ho deciso di portarvi nel pianeta musica oggi con Aghe Barbie Show. Con chi l'abbiamo fatto, con chi lo faremo? Con un gruppo particolare, perché sono in tanti, cioè loro praticamente sono un assunto della Scuola Cantorum, che però generalmente arriva tra Modena e Reggio Emilia, per lo più dalla provincia di Reggio Emilia, e hanno scelto di così portare avanti quello che è un po' il verbo, il volgo in musica, niente di meno che Luciano Ligabue. Ecco perché vi presento i 2.0, eccoli qua! Gianni, Teddy, Ale, Max, Piero e Simone, bentrovati. Grazie. Allora, grazie. Voi possiamo dire che siete una cover band in Liga. Ciao. Esatto, sì. C'è una differenza, perché io poi mi piace sempre capire, tra cover band e tribute band, qual è la differenza? La differenza è che una tribute band cerca di assomigliare il più possibile, compresa voce e abbigliamento. Infatti tu c'hai il cappello di Vasco e canti Ligabue, che è una figata incredibile. Lo faccio per par condicio. Sei un genio, già simpatico solo dalla partenza. E la cosa insomma bella è che voi siete insieme da quanto? Quasi tre anni. Però insomma da vedervi così, un paio mi sembrano giovanotti, però voi siete insomma musicisti insomma già di discreto, non dico lungo, però discreto corso. Sempre. Quindi tu appartenevi a un'altra band, facevi altra roba, oppure vi siete messi in piedi pronti via così? Logicamente il cappello riassume che prima facevo Vasco Rossi. Facevi Vasco Rossi, ok, prendi il microfono, diamo il gelato a Teddy, ok, che sembra una frase che porto al parco un bambino, diamo un gelato a Teddy. No, in realtà invece... È il mio soprannome. È il tuo soprannome, esatto. E tu invece a quale... cosa c'è? Ti hanno dedicato anche una canzone, oh, che bello! Sempre ben accette. Che bello, partire così. Prima dove suonavi? Cosa facevi prima? Ma io facevo un po' di tutto. Ho fatto dalle tribute dei Kiss a Vasco, eccetera, eccetera. Per cui arrivo anche io un attimino navigato nel mondo musicale. Hai capito. Poi saluto anche Alle. Tu invece che facevi prima? Ciao. Io ho sempre fatto cover in genere rock anni 70. Cioè, quindi voi siete specializzati nella mimesi musicale, che mica poco, perché cioè, bisogna poi anche capire come spostare il mirino, perché altrimenti si finisce, come dici te, a essere una copia, spesso e volentieri falsa e brutta copia. In realtà invece no, noi non è che siamo né una brutta né una bella copia, lo facciamo per passione, cerchiamo di farlo nella maniera più bella possibile, più decorosa possibile. Esatto. Poi saluto anche Max, che se non vado errato è uno dei due più giovani, no? Esatto. È vero, Max? Sì. Quanti anni hai? 24. Ecco, vedi? Andrea Barbi, tu badi i tuoi interessi. Ma no, perché c'ha la barba, sembra Camille Bedi ai tempi di Sando, che c'ha tutti i tatuaggi, è un personaggio lui, che è il bassista. Sei il bassista? Sì, sono il bassista. Tu cosa facevi prima? Pezzi originali, pezzi miei. Ah, bravo, quindi sei anche cantautore? Cantautore no, musicista più che altro. Ah, ok, perfetto, bene. Poi abbiamo una novità, cioè il batterista privato della batteria, che guardate, però guarda che mica fanno tutti un lavoro così. Non è facile. Bravo, allora, Piero, ciao. Ciao. Tu, insomma, suoni la batteria da quanto tempo? Tantissimo. Tantissimo. Si vede. Quindi, no, effettivamente, noi abbiamo deciso che era troppo e te l'abbiamo tolta oggi. Quindi sei in appoggio agli amici. Hai fatto paura loro, Ok, senti, bene, tu prima facevi parte di altri gruppi? Ho fatto di tutto, ho fatto il turnista, ho girato con gente, ho suonato con loro, suono con loro ancora adesso. È un gruppo fantastico, gli amici fantastici. No, mi piace questa cosa che siete tipo come i Fantastici 4, cioè la torcia, l'invisibile, la pietra, che uniti. La cosa bella è l'amicizia.
infatti la questo si evince, vi ho visto alle prove così. Saluto anche le tastiere, Simone. Ciao. Ok. Ciao. Tu hai fatto, sei il maestro, cioè sei quello che magari dice ok, facciamo questo arrangiamento, facciamo così. Sono maldestro. Sei maldestro. Esatto. Beh, d'altronde voglio dire, sei mimetico, ma Mickey Mouse inside, quindi ti vedo. Esatto. Senti, tu prima che facevi? Io ho fatto, suonato sia con delle cover band, sia con un gruppo che faceva pezzi propri. Ah, quindi insomma, per lo più ho capito che venite da esperienze, insomma, di cover, e va benissimo. Questo significa che voi siete dei grandissimi estimatori del indoor, cioè del locale, no? Mi dicono che la cover band funziona di più in un posto dove c'è un pubblico, insomma, in un locale che viene chiamato, magari, insomma, la piazza funziona, però siccome la piazza è un po' per tutti, magari c'è uno spettacolo più vario. Il locale invece funziona. Diciamo che funziona un po' di più nei locali, esatto. Anche se noi quest'anno abbiamo fatto quasi 20 date, molte sono state nelle piazze. Molti fuori, molte nelle piazze. Ecco, bravo. Sono bravi e cercano di fare alla loro maniera le canzoni del Buon Liga. A tal proposito, ve li voglio presentare anche musicalmente, ci sarà una batteria della Madonna oggi. ma una cosa incredibile, veramente una roba impressionante. Beh, ma Ringo Starr gli fa una... tu c'hai l'ovetto, bravo. Quindi l'ovetto che sentirete non è alla Koch, ma è di Pietro. Bene, che cosa fate? Hai un momento, Dio. Ok, perfetto, grande pezzo in Liga, quindi Atmosphere, oggi che è Friday con i 2.0. Stomaco
che sentì non lo sapranno mai. Ma tu sei lì per non rispondere, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché nemmeno una risposta ai miei perché non mi fai fare un giro almeno col tuo bel gilet. Mai un momento Dio, non perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Mai un momento Dio, o te o chi per te, avete un attimo per me. Show 2.0, altra musica del Liga, fra pochissimo dopo la pubblicità, vi aspetto! Match. Eccoci qua di nuovo, bentrovati, bentruvè anche in co ad Aghe Barbie Show, lo dico anch'io, guarda, lo dico anch'io. Allora no, devo salutare ovviamente il nostro operatore di ripresa oggi, il buon Raymond Marcozzi from Ohio, Sydney, Ohio, benissimo. E soprattutto colgo l'occasione a fine settimana di salutare tutti i miei amici collaboratori, ovviamente di Aghe Barbie Show, la grande squadra, quindi il regista Franco Romani, il tecnico Carlo Brandoli e la coordinatrice Valentina Corsini, bravi, bene. Allora, con me oggi ci sono la cover band, una delle cover band di Ligabue, si chiamano 2.0. Ve lo dico anche in inglese, che me l'ha spiegato durante la pubblicità Raymond, 2.0, dico bene? Hai visto che roba? Allora, bene, perché 2.0? Scusa, sembrate un'applicazione più che una cover, che, Cosa c'è? Ben trovè, anche noi, Dani Babisò. Ecco, bravo, quello ci manca. Perché 2.0? Non lo so, c'è nata così. C'è nata così, è stato... No, perché solitamente quando c'è in mezzo, queste sono, si chiamano evoluzioni, no, telematico, mediatico, cioè l'evoluzione di un videogame, l'evoluzione di un programma, quindi probabilmente, io quando ho letto la vostra richiesta di partecipazione ho detto cover band 2.0 arrivano, mediamente tutti hanno superato i 30, a parte qualcuno, ho detto è l'evoluzione che loro hanno fatto nella musica, cioè dopo quello che hanno fatto 2.0, cioè si cambia, si fa un'altra roba. Siamo diventati super saiyan e allora abbiamo fatto l'evoluzione. Hai capito? No, dovreste chiederlo in realtà a quel ragazzo lì, perché è stato lui a scegliere. A quel ragazzo lì, se lo conosciuti 20 minuti fa, prima di entrare in trasmissione. Bene, allora, no, dimmi pure, caro. Niente, praticamente siccome quando suoniamo in elettrico ci riferiamo praticamente solo al concerto del Campovolo del 2011, che si chiama Campovolo 2.0. Ah! Hai capito? Hai capito? No, c'era una roba, perché mente... altrimenti... No, no, bravo, bene. Cosa c'è? Ladies and gentlemen, tonight, live from Modena, TRC Telemodena is proud to present a new episode of the Aggie Barbie Show. Yes, sir. And now, here's the man with the spiked hair and rubber crocodile, Mr. Andrea Barbie. Grazie, bene, vi ho nel mio cuore tutti quanti. Bene, allora, dopo questa cosa ignobile di Raymond Marcozzi, direi che è il momento di riportare tutto a una dimensione tecno normale, direi 2.0, con una canzone. Che fate? Facciamo un classico, Piccola Stella Senza Cielo. Bravi, aspettavo Piccola Stella Senza Cielo. Quanti di voi si sono innamorati con questa canzone, ma quanti di voi si ricordano che sono stati mollati con questa canzone? Bene, ok, posti di combattimento. Oggi alzate il volume del televisore, perché in televisione ad Aghe Barbie Show ci sono i 2.0. Cosa
ragazzi, 2.0. E la passione cosa porta? Bene. La sentivi particolarmente questa canzone qua? Che è successo in quegli anni lì? Cos'è successo con questa canzone? Tante cose. Un disastro. Me l'hai recuperato? Sì, diciamo. Hai fatto fandango dopo? Sì. Nel frattempo sono nati due figli. Ecco, appunto, t'avevo detto che hai fatto un disastro proprio. Guarda la televisione qualche sera invece di star lì. Cosa c'è? Ci vediamo. Bravo. Allora, bene, attenzione, super notizia, vi devo dare tanti appuntamenti per il Week Weekend che ci presenta ovviamente l'Arci di Modena, e quindi è il momento di Se hai voglia, sei tempo. Se hai voglia, sei tempo. Il lagatto, molto bene, molto bene, muy bien. Allora abbiamo un po' di appuntamenti, cosa c'è? Tutto in lagatto. Un giorno ve lo porto qua, ragazzi, ve lo giuro, un giorno ve lo porto qua. Ormai non posso già, cioè ragazzi, ti vedo tutte le sere, è tutto in lagato, vado. No. Sì, ma questa ancora no, però ce ne sono diverse che arrivano, devo salutare delle promoter di notti, supermercati. Che grande, ti stimo. No, veramente, ti vedo tutte le sere, con la voce, no, però c'è una vocione, bellissima questa cosa. Allora, vi do un po' di appuntamenti, ovviamente... Cosa c'è? Ciao Barbie! Ti vedo tutte le sere! Dai, ho capito! Allora, dunque, occhio, vi do gli appuntamenti che potete trovare proprio in real time anche sul sito internet www.arcimodena.org. Allora, questa sera la polisportiva Villa d'Oro della città di Modena. Appuntamento serale con la tombola! 34! Bravi, bene, ormai il 34 esce ovunque. Poi ancora, domani la polisportiva Forum di Bastiglia in provincia di Modena. A partire dalle ore 21, un'altra volta, la tombola! 90-45. Ha barato nel 90, ha fatto la metà. Poi ancora, sempre domani, la polisportiva Modena Est della città di Modena. E al circolo Giliberti di Carpi continuano le serate danzanti. Cosa c'è? Cioè nelle vicinanze di Sozzigalli. Beh, so, più o meno, dipende da che parte arrivi, però più o meno è lì. Poi comunque, sempre domani, al Dancing La Montagnola di Campo Gagliano in provincia di Modena si balla il liscio. Ricordo anche che venerdì 7 febbraio al Vox Club di Nonantola in provincia di Modena ci sono i nostri amici Rio che fanno un concerto a partire dalle ore 22. Ma Vi ricordo la prossima settimana l'appuntamento in diretta con noi al mercoledì sera, occhio, perché mercoledì 15, cioè la prossima settimana, avremo fresco dall'uscita di X Factor, dal vivo, canterà e suonerà dal vivo Fabio Big Boss Man Santini. Poi la prossima settimana ancora arriva anche Valentina Pioli, ci vediamo tutti di X Factor. Questa settimana abbiamo avuto Antonella Locò, con Dovai, stasera ci sono, oggi ci sono i 2.0. Tra l'altro mi arriva una notizia per voi, che voi siete in 6, e la domanda era di un nostro ascoltatore: ma è vero che quando uscite in acustico in versione ridotta siete i 2.? Cioè i 2.0, basta, non ce n'è altro. Esatto, che... sì, esatto, sì. Bene, no. Cosa facciamo adesso? Musica, vero? Sì, esatto. Dai, sfornami un pezzone, dai, fammi sognare. Facciamo un altro pezzo classico e... Sì. Facciamo? Che facciamo? Quella che non sei. Quella che non sei, bene, no, pensavo quella che non sai, ma che te frega, cioè non è che posso saperle tutte ogni le volte. Ogni tanto me le dimentico. No, quella che non sai, bravissimi. Bene, allora attenzione, di nuovo qui ad Aghe Barbie Show, i 2.0. Tutte le parole che non sei riuscita a dire mai, eri in mezzo a una vita che voleva andare ma non sapeva dove. Ti ho vista fare giochi con lo specchio e aver fretta di essere grande, poi voler tornare indietro quando non si può. Quella che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà, quella che non sei, non sarai, a me basterà, c'è un posto dentro te che tieni stretto, o è il posto in cui nessuno è entrato mai, quella che non sei. Eri in mezzo a tutte le tue scuse.
per cosa. Eri in mezzo a chi ti dice scegli o troio sposa. Ti ho vista vergognarti di tua madre, fare a pezzi il tuo cognome sempre senza disturbare, che non si sa mai. Quella che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà, quella che non sei, non sarai, a me basterà, c'è un posto dentro te in cui fa freddo, è il posto in cui nessuno è entrato mai, quella che non sei. Sono presenti anche in rete sul social Facebook, dovremmo avere anche la pagina, facciamo vedere, risponde al nome ovviamente 2.0, sono loro, sono lì e soprattutto la cosa bella è che lì ci trovate tutte quelle che sono, se non vado errato, le prossime date, perché siete in andirivieni di calendario, vero? Esatto, quindi lo curate sì. Voi personalmente, sì. Ma voi avete le crupi? Cioè quando andate c'è uno zoccolo duro, ho usato il singolare maschile, no, dicevo c'è uno zoccolo duro tale per cui quando voi andate in un posto c'è già gente che sa e quindi vi segue, sì, funziona? Sì, sì, tipo un fans club. Sì, ma sì, tipo portate anche le famiglie oppure gente proprio che viene perché no, gente che viene a cui, per cui sì, sì, piace la vostra musica, piace la comunque musica, piace la presentazione. Famiglie, ah, ok, è bella questa cosa, sai che mi piace molto, cioè io ho sempre sognato, poi insomma dal momento in cui io faccio poi tante serate, magari a un certo punto mia moglie e mio figlio si rompono anche un po' le balle, venire a vedere, però comunque, che saluto peraltro, no, però dicevo che effettivamente è bello, per chi lo fa di passione è anche un momento di festa, no, dove si trova un locale e poi, avete trovato difficoltà ultimamente con la crisi a trovare locali? Sì, c'è molta, sì. Molta... Ma voi stazionate nel modenese reggiano oppure anche... No. Potete anche uscire, dove date il microfono a Teddy che mi sembra quello che è un po' più il contabile del gruppo, bene, non date di solito. No, siamo arrivati fino ai Lidi Ferraresi ad esempio. Ok, bene, sì, quindi a Calmar, perfetto, bene. Ovviamente valutiamo sempre anche quando usciamo fuori dalla provincia perché comunque le spese sono sempre tante. Sì, perché e poi tu dici una gran verità, cioè chi non lo fa di mestiere alla fine diventa più una spesa che un guadagno, nel senso che comunque lo fai perché ti vai a divertire, tutto sommato. Sì, sì, però alla fine noi lo facciamo principalmente per hobby, quindi hobby, certo. Divertimento, bravo. Come il nostro motto, se non ci divertiamo noi non facciamo divertire. Hai di conseguenza capito. Noi vogliamo divertirci e far divertire. E al motto di divertiamoci che divertiamo, adesso vi faccio divertire con un'altra roba. Il mio amico Eric, che è bravissimo, grande chef, che quale saluto, insomma sono legato ciao. Anche da una profonda amicizia, oggi ci presenta nel Cuciniamo dei Time di oggi un piatto che assume il nome di mille foglie, ma non lasciatevi ingannare perché c'è qualcosa di veramente molto, chiamiamolo cronologicamente attuale, che è la zucca, ma ci sono anche le patate di Montese, qualcosa di stuzzicante ed è, credetevi, una ricetta che in questo weekend la potete fare, ricordandovi però che dopo domani o dopo demain, a seconda se venite dall'Emilia o dalla Romagna, alle ore 13 va in onda un nuovo episodio di Cuciniamo, ovviamente in esclusiva su TRC, ma adesso c'è Cuciniamo Daytime.
Ma cosa vuoi? Ma a quest'ora ci fa anche l'aperitivo, ci fa anche l'apericena, va bene. Ok, devo salutare anche Dante e con questa roba racchiudiamo 7000 robe. Allora, occhio, perché adesso c'è un po' di pubblicità, però vi assicuro che quando ritorniamo ci sarà una puntata che vi aiuterà particolarmente per quanto riguarda, mo pensa te, su il quesito che mi avevo posto, insomma, da dove deriva il termine Befana. E soprattutto domani, dopodomani, chiaramente ci saranno le soluzioni. Quindi avremo anche tanta bella musica ancora con i 2.0, perciò vi aspetto qui fra pochissimo. Vi aspetto davvero, eh? Perfetto, allora grazie perché siete sempre in tantissimi a quest'ora davanti al televisore, questa cosa mi fa veramente molto piacere e io non smetterò mai di ringraziarvi perché insomma è proprio grazie a voi che insomma noi continuiamo a fare tutto quello che facciamo, cosa c'è? Andrea Barbi, tu che vai in giro in Cadillac. No, 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 io un'altra macchina, cos'è quella macchina lì? La Cadillac. No, 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 niente da fare, cioè la Cadillac, ma poi la Cadillac, non si dice Cadillac, poi me la immagino rosa con un tavolo da ping pong davanti. Ecco, ma... bravo. Molto bene, con me oggi ci sono i 2.0, cover band del Liga, che chiudono in bellezza con un pezzo raffinato, ma oserei dire raffiné. Perché? Suonate? Walter il Mago. Allora, impostazione, mi raccomando, poi vi faccio vedere il loro Facebook, così capite dove li potete contattare. Ma siccome è arrivato un notizione pazzesco, cioè che, come voi ben sapete, mercoledì abbiamo svelato la vera identità dell'orco che si presenta e si palesa solamente al mercoledì sera, vi voglio fare vedere il profilo Facebook anche dell'orco. Lo faccio fra poco perché è qualcosa di inquietante o inquietont. Molto bene, 2.0, andiamo, musica! Qua ci finge
stupiti e non ci costa niente farlo sentire una star con i suoi abracadabra, cadabra, avrà. Quanti bambini ha stupito e ora i bambini sono più vecchi di lui. Cambiato che se il mondo cambia qualche mondo non cambia mai. Fai comparire una donna, fai apparire una donna, faremo apparire una birra noi se vuoi. Fai comparire una donna, fai apparire una donna, che questa notte farà meno freddo, vedrai. Bene, bene, loro sono i 2.0, vi faccio vedere anche il loro profilo Facebook, là dove abitano a livello virtuale e dove insomma si evince che loro racconteranno dove faranno i live al volo telegrafico. Gianni, qual è stato il più bel live che avete fatto? La serata che ti è piaciuta di più? Memorabile? Nei Festa vostri... della birra con l'Agna. Hai capito? Dov'è esattamente? Bligonchio. Ah, ok. Cerreto. Sì, sì, sì. Ok, e lì c'era un sacco di gente, c'era, roba esagerata. Sì. Anche l'accoglienza è stata molto... spettacolare. Però è vero, questa è una grande cultura che abbiamo noi in Emilia Romagna, quando ci sono le sagre, le feste, chi organizza è veramente molto bravo. Cosa c'è? Io ho trovato un buono... Bravo! E a tal proposito ti sgnacoli una bella puntata di Mo Pensa Te e poi ci ritroviamo qua. E allora quindi, se lo sapevate, se non lo sapevate, insomma, la storia della Befana la scopriremo domani e dopodomani nella puntata del weekend con le soluzioni di Mo Pensa Te. Allora devo salutare coloro che sono stati i miei ospiti oggi in chiusura di settimana, sono i 2.0. Grazie a te. Complimenti, bravi. Ricordo Gianni, Teddy Alle, Max, Pier Simone, e soprattutto devo fare complimenti particolari per le percussioni. Grazie. E la ritmica. Mi stavo commuovendo di Piero, bravo, bravo. Grazie. Allora, adesso occhio, perché guardate questa pagina Facebook. Attenzione, arriva, guardate questo profilo Facebook. È una cosa inquietante, mi sto veramente tanto commuovendo, ma questa è la vera identità dell'orco del mercoledì sera. Lui si chiama Vizcaino Zigote. Da adesso in avanti abbiamo visto un sacco di click da mercoledì, perciò mi raccomando, cliccate, chiedete l'amicizia a Vizcaino Zigote, perché è proprio lui tanta che roba, è, tantissima sì, roba. È l'orco della diretta, porta bene, chi chiede l'amicizia a lui gli dà l'amicizia, porta bene, porta bene. Va bene, allora vi devo salutare, grazie per essere stati nostri anche questa settimana. Ricordo, domani e dopodomani ci siamo pensate con le soluzioni, domenica alle 13 alle 20 c'è la nuova puntata di Cuciniamo, e soprattutto vi aspetto anche in diretta mercoledì della prossima settimana, il 15, con Fabio Santini direttamente da X Factor. Grazie, un bacione, sigla. Aghe Barbie Show vi è offerto da Righi, il piacere del bere frizzante. Ambientazione Bonaccini Arredamenti, Scavolini Store, Modena.